Buchi, partita molto tattica, soprattutto nel primo tempo, peraltro nelle previsioni si scommetteva sul fatto se tu avessi fatto giocare una squadra più con un centrocampo qualitativo con Togni o una squadra più robusta come poi quella scelta con il rientro di Carotti. Ma al di là di chi giocasse o meno, era una partita, io dico purtroppo, perché mi piacerebbe sempre poter giocare delle partite su un campo di calcio, noi facciamo fatica in casa. Ma ci si è visto proprio in maniera lampante. Ma sì, noi senza cercare i colpevoli, però noi in 20 giorni siamo andati una volta solo sul campo, quindi cerchiamo in tutti i modi di preservarlo, ci sono persone che lavorano, però è un campo che ci mette in grande difficoltà, non solo noi, tutte le squadre che vengono, però è ovvio che le squadre che vengono ci giocano una partita su 34 e noi ce ne giochiamo invece 17, quindi per noi è sicuramente difficoltoso. Una partita come oggi, per essere un derby, per l'atteggiamento che è quello dell'Ancona, per quelli che siamo noi, sapevamo che sarebbe stata una partita combattutissima, molto più a livello agonistico che a livello tecnico, anche per il campo, e quindi abbiamo giocato una partita fatta di seconde palle, da una parte e dall'altra, c'erano grandi lanci, respinte, seconde palle e episodi, c'erano i calci piazzati che dovevano essere una risorsa, e lo sono stato, perché loro hanno segnato su rigore, non su punizione. Voi avete cercato di muovervi un po' di più, nel secondo tempo loro hanno attaccato maggiormente, più, forse più gamba mi è sembrato di vedere, e voi avete perso la punta Colombi che ha tolto molta profondità alla vostra manovra. Ma guarda, credo forse che il secondo tempo noi abbiamo avuto più campo, cioè potevamo venire di più, spingere di più, e loro hanno sfruttato le ripartenze, insomma sapevamo che era una delle loro caratteristiche, un po' la nostra, e cercavamo appunto di essere sempre compatti, corti e stretti per evitare questo. Sì, però insomma, al di là degli atteggiamenti delle due squadre, che sono state sempre molto ordinate, insomma non si è visto mai lo svarione, cosa varia, è stata una partita equilibrata dove credo vengano fuori due squadre forti, consapevoli che i punti che hanno in classifica li meritano tutti, la posizione in classifica lo stesso, e che da qui alla fine insomma possiamo toglierci ancora tutti grande soddisfazione. Per salvarsi in primis e poi per contendersi il terzo posto come playoff. Certo, assolutamente, questo deve essere il nostro obiettivo. Oggi siamo arrivati a un punto di passaggio tra il piacere di poterci salvare e poter guardare qualcosa in avanti. Insomma, siamo in un limbo, speriamo di uscirne presto, insomma, con qualche sogno di gloria. La sostituzione di Colombi dovuta all'infortunio che aveva avuto oppure perché non era in condizione? No, semplicemente un po' di stanchezza, perché il campo era molto pesante, gli attaccanti insomma corrono tantissimo. Venivamo tra l'altro dalla settimana scorsa abbiamo lavorato sempre su sintetico, perché giocando a Pontedera era una superficie completamente diversa. Su questa superficie abbiamo fatto un po' più fatica, specie qualcuno magari gli ultimi arrivati, ma questo era fisiologico. Però è entrato Talamo che ha fatto molto bene. Una buona notizia è che mi pare il campo di Teramo sia in sintetico, quindi no, penso che sarà il vostro habitat migliore. Ma sì, da solo si può giocare a calcio, questa che sia la cosa per una squadra di calcio normale. No, guarda, la cosa più positiva di oggi che mi ha fatto piacere, no? Ne parlavo prima con la press, vedere come hanno festeggiato i giocatori dell'Ancona a fine partita. E se si festeggia davanti a un pareggio, evidentemente hai la consapevolezza che dall'altra parte c'è una squadra forte. Anche tu sei stato comunque festeggiato dai tifosi biancorossi con la consegna di una sciarpa. Sì. Quindi un feeling che si è riannodato notevolmente. Sì, ma non si era mai sciolto, nel senso che io dicono che magari sono un po' sulle mie, ma non è così, che mi piace lasciare sempre spazio ai veri protagonisti che sono i giocatori. E per questo sono a volte magari mi defilo, ma la vicinanza con i tifosi per noi è fondamentale, io sono un passionale, quindi il gesto che hanno fatto oggi lo apprezzo molto, e quindi insomma li ringrazio. Ok, grazie.